questa antica cattedrale della Galizia la meta di tanti pellegrini che, zaino in spalla, percorrono centinaia di chilometri mossi da una fede incrollabile. Qui li attende l'incontro con l'apostolo Giacomo, uno dei primi discepoli di Gesù, assieme al fratello Giovanni, l'evangelista, figli entrambi del pescatore Zebedeo di Betsaida. Testimone con Pietro della Trasfigurazione, Giacomo assiste alla risurrezione della figlia di Gairo e vive l'ultima tragica notte del Getsemani con Gesù. Il suo corpo, decapitato sotto Erode e Agrippa intorno al 44, è ritrovato nell'anno 830 dall'eremita Pelagio in seguito ad una visione luminosa. Il luogo viene chiamato Campus Stelle, Campo della Stella, dal quale deriva l'attuale nome di Santiago de Compostela. La scoperta segna una serie di vittorie delle truppe cristiane sugli arabi fino alla reconquista della penisola iberica nell'840. Nell'immaginario collettivo Giacomo diventa Matamoros, ammazzamori, e la sua tomba meta di grandi pellegrinaggi. Il sito prende il nome di Santiago da Sancti Jacobi, in spagnolo Santiago, e nel 1075 inizia la costruzione della grandiosa basilica a lui dedicata. Il suo cammino con Gerusalemme e Roma è uno dei tre principali pellegrinaggi della cristianità. Libri, film e reportage lo ricordano. Per un 22enne del Nord-Est, con piccoli precedenti, è diventata un'insolita messa alla prova decisa dal giudice. 1500 chilometri dopo, la sua vita è cambiata.